Siamo ad Arpignac-sur-Verdon, nella regione del Verdone, appunto. Adesso vediamo un pochino la città e poi proviamo subito a fare una delle due passeggiate che partono dal centro del paese. Abbiamo deciso di prendere il cammino da 5 km, quello del mulino e del lago. È utilissimo sapere che bisogna seguire quelle indicazioni gialle che portano appunto al cammino del mulino. Questo perché il cammino è indicato dal centro del paese e appena lo si prende cominciano a partire una serie di bivi a destra e a sinistra e non è più indicato nulla. Quindi bisogna andare un po' a naso e seguire quei cartellini gialli che abbiamo visto adesso. Abbiamo trovato il sentiero giusto. In fondo mi sembra di intravedere il lago. Dopo aver visto le bellissime rovine del mulino e il lago, quello era carino per davvero. Siamo riusciti a riconquistare il sentiero principale, che è un anello che dovrebbe più avanti riportarci in paese. E ci sono bivi ovunque, non so segnalare. Sempre seguendo il cammino dell'acqua si arriva a questo punto panoramico fantastico, a Sul Verdone. Superato la metà del percorso e siamo tornati in un bellissimo bosco profumato. Abbiamo ritrovato la strada principale dopo essersi persi su numerosi sentieri e quindi ci facciamo semplicemente la provinciale per tornarcene a casetta. Eccoci a casa. Per ricapitolare velocemente il giro che abbiamo fatto oggi e i giri disponibili qui a Artignoc, vediamoli sulla mappa perché noi non abbiamo capito nulla fino adesso. Proprio dal centro del paese di Artignoc, qui, partono due sentieri. Uno, abbiamo detto, da 3,5 km, che è questo, e un altro, che è quello che abbiamo fatto stamattina, da 5,5 km, che è quest'altro. Noi però, arrivati a questo punto, all'incrocio con la statale, ci siamo completamente persi perché il sentiero non è più segnalato e si entra in un bosco fittissimo. E quindi siamo tornati indietro, abbiamo ripreso la statale e siamo scesi di qua. Il consiglio è munirsi di una ottima app per il trekking, noi non abbiamo ancora capito quale, ma utilizzare comunque un'app perché la segnaletica non è sufficiente. Eccoci ancora davanti al bivio, questa volta faremo il cammino breve da 3,5 km e ci proveremo a perdere su nuovi sentieri. Ciao!
Andiamo alla sorgente. E niente, della sorgente nessuna traccia. Siamo passati davanti a un cartello che parlava della sorgente, ma in maniera molto semplice. Non c'era assolutamente nulla da vedere. Una porta misteriosa. Una porta di ferro con un disegnino. Vabbè. Niente, ci siamo rimessi sulla nostra strada e tra un chilometro saremo di nuovo al villaggio.